contenta di tornare dal parrucchiere? Eh beh, certo, è da febbraio che ho la che crescita che ho e devo tagliarli. Quindi il sistema al completo? Al completo. Taglio, piega, colore. Bentornata a normalità. È ripartito ieri anche il settore della bellezza e della cura del corpo, parrucchieri presi d'assalto e appuntamenti già prenotati fino al mese di giugno. Di dov'è lei? Mondolfo. È venuto per darsi una sistemata dopo oltre 2 mesi? Ci volevano, no? Come ha fatto in questo periodo? Niente, sono stato a casa e ho fatto. Quindi non si è tagliato i capelli da solo, aspettato? No. Poi non ho bisogno neanche del colore io, quindi... Guarda come sono combinato. Meno male che ci metto un po' di gel, perché sennò sarei... Quindi oggi taglio, insomma... Mi sa tanto che faccio tutto e basta. Via, pulizia totale. Così almeno mi risistemo un attimo. I saloni sistemati così come richiesto dai protocolli, dispenser con gel igienizzante all'ingresso, segnaletica a terra per le distanze, pannelli divisori e continua sanificazione. Com'è questo ritorno dal barbiere, dal parrucchiere? Era una cosa che era necessaria, ci voleva, perché dopo 2 mesi di astinenza, no? Era necessario anche per darsi una sistemata, per presentarsi anche dove uno deve andare, in qualche posto di lavoro, dov'è, in maniera un pochino più decente, più messo bene, ecco. Come ha fatto in questo periodo, da solo? No, non ho fatto niente, sì, allo stato brado, anche perché io ne ho pochi, quindi non è un problema, voglio dire, però, sa, vedersi così e vedersi come era prima fa una certa differenza. Ieri l'emozione dell'apertura dopo 70 giorni di stop forzato. A San Costanzo Simone Boccarossa conta tra i 20 e i 25 clienti al giorno. Con molto piacere, tanta sospirata questa apertura, ci siamo riusciti, con tanti sacrifici ripartiamo. I dipendenti sono tutti al lavoro? Tutti quanti. Il salone per fortuna permette di avere tutte le distanze di sicurezza, laddove non ci sono stati messi dei pannelli divisori di sicurezza. Salone già pieno di clienti? Sì, i clienti chiedono al telefono come devono presentarsi, ma l'importante è la mascherina, prima cosa di tutto, e fare attenzione prima di entrare i spostamenti dentro il salone. E sono puntuali? Sì, spesso io non lo sono. Gli appuntamenti invece? Gli appuntamenti siamo pieni fino a giugno all'incirca, ma era insomma inevitabile. Ve lo aspettavate? Esatto, e con la speranza che anche dopo ritorni tutto alla normalità.